Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è il 29esimo episodio del gameplay di Pokémon Diamante. So che questa settimana ho saltato un episodio, ma è per il semplice fatto che ho caricato dei video speciali riguardanti le mie vacanze. Se non l'avete visti, tra l'altro, andatele a vedere perché sono tanta roba. Tanta roba, insomma, come questa host. Poi vi ricordo, ragazzi, che quando arriverò ad avere 1000 manga, farò la video collezione manga. Ora sono a più di 900. Vi do un indizio, cioè più di 920, quindi siamo veramente vicino. Quindi fate scrivere tutti i vostri amici, chi vi pare. Detto questo, cominciamo l'episodio. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto il percorso 216-217 del Monte Corona e siamo arrivati qua alla riva Arguzia. Ah, non si può neanche usare la bicicletta, ottimo! Oggi andremo avanti, non so quante cose riusciremo a fare. Di qua, ah, tra l'altro anche un Pokémon avvelenato. E vabbè, beh. Di qua si va direttamente a Nevepoli, Pokémon. Qua su c'è una Pokéball che è Ultra Ball. E qua ragazzi si arriva a Nevepoli. Eccoci qua, qua c'è il molo, porto, quello che è. Il porto, diciamo. Un allenatore che abbia ottenuto un riconoscimento della Lega Pokémon. Non vedo l'ora di averne uno a bordo con me. Questo poi ci porterà chissà dove. Dopo che avremo battuto la Lega però. E poi qua c'è, ragazzi, la bellissima Nevepoli che è fatta proprio a forma di fiocco di neve. Con la palestra al centro, qua giù c'è lo spaccio, il negozio, insomma, di qua il centro Pokémon. Noi curiamoci perché il nostro Pokémon mi sa che sta morendo. Qui ragazzi vedete c'è uno strumento e è iperpozione. In questa casa non c'è niente di interessante, c'è solo un vecchietto che vi chiede se volete sapere delle parole trendy. E nella casa in alto a sinistra ragazzi c'è questa donna malefica. Non è che per caso è un Pokémon di nome Medicham? Se sì ti andrebbe di scambiarlo con un Haunter? Ragazzi, fate come volete, io vi dico solo che Haunter è pietra stante, quindi lei ve lo darà, ma non vi si evolverà in Gengar. È abbastanza famosa come cosa questa truffa di Nevepoli, però è così, quindi occhio a quello che fate. E qua su c'è il tempio, ma al momento non ci possiamo entrare. Sì, ci potremo entrare dopo la Lega. E se siete dei giocatori, dei veri giocatori, potete catturare anche Regigigas. Io non lo farò perché purtroppo io non posso. Poi vi spiegherò più avanti nel gameplay, insomma. Ora, ripartiamo direzione Riva Valore. Riva Arguzia, scusate. E guardate lì quei due mafiosetti. Quei due del Team Galassia. Vediamo, ovviamente, cosa vogliono. Siamo qui per assicurarci che il capopalestra di Nevepoli non ci disturbi. Rimanere vigili è un compito molto importante. Ce la farò e mi guadagnerò un Clefairy. Va bene, allora mi sa che dovremo battere prima la capopalestra. Allora, la nostra squadra, a dire la verità, non è messa tanto bene, perché Bianca avrà Pokémon di tipo ghiaccio e il suo Pokémon più debole è al 38 e il più forte è al 42. Però è anche vero che prima di lei ci sono 6 allenatori, quindi forse ce la facciamo ad allenarci abbastanza i Pokémon. Che poi, raga, sentite che tranquillità c'è qua a Nevepoli. Sentite anche la host. L'unica cosa che fa casino sono io col rumore dei passi. Sentite? Mamma mia che fastidio. Entriamo nella palestra. Ed eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Allora, ma che abbiamo qui? Questa, o barra questo perché non si capisce, no, forse questo è un uomo. Questo avrà Flozzel al 37 e Sneasel al 37. E io per... se a Flozzel perché cazzo sono partito con Rapidash? Cioè con Ponyta, insomma, con Dash. Ragazzi, i misteri di Maki. Ovviamente cambiamo Pokémon ragazzi, ma che domande. Mettiamo Raid per farlo combattere un pochino, visto che finora è andato avanti a condividere esperienza perché l'abbiamo viziato. E io direi un bellissimo Foglia Magica. Attacca prima lui. Va bene, grande Flozzel. Sì, sì, guarda lì. No raga, che è? Così tanto ci ha tolto? Non ho veramente parole. Noi lo shotteremo visto che è super efficace. Ah, meno male, dai, meno male, almeno questo. Poi il prossimo Pokémon è Sneasel, quindi cambiamo Pokémon, ora possiamo mettere tranquillamente Dash. E usiamo ovviamente Braciere, perché già, trema tutto qua. Attacca prima lui, ovviamente, cioè, come fa un topo del genere a essere più veloce di un cavallo? Ragazzi, qui c'è qualcosa che non torna, ma noi col prossimo attacco lo faremo fuori. Vento gelato? E... di preciso perché... cioè, per abbassarmi le statistiche e la velocità. Tanto ero già meno veloce. Boh, sta mossa non l'ho capita, però meglio così. Almeno battiamo subito Sneasel. No, 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 raga, no, non me lo dite. Con un colpo è andata a vita gialla, non può col secondo colpo rimanere con così poca vita. Deve morire per forza. Raga, no. Qualcuno mi sta prendendo in giro, ditemelo tanto lo so.
Qualcuno mi sta prendendo in giro. Pestone a sto punto. Come minimo ora ci fa fuori Sneasel. Tanto devo tornare a curarmi lo stesso. 1045 punti esperienza, mi sembra il minimo. Mi sembra veramente il minimo. 221, 223. Madonna raga, questo rumore assordante della vita rossa. Raga, questo ovviamente gliela facciamo imparare comunque, questa mossa. Fuoco bomba. Vediamo un pochino. Direi al posto di turbo fuoco. Tanto turbo fuoco non... Magari poteva servire prima se era più debole, ma a questi livelli ormai non serve più. Quindi, fuoco bomba. Poi, raga, di qua a destra ci sarà un allenatore che partirà con un Pelipper. Con un Pelipper al 35, quindi direi come primo Pokémon di mettere Raid, magari. A parte no, perché Pelipper è anche tipo volante. Bene, allora mettiamo Ray. Invece che Raid, Ray. Lo mettiamo come primo Pokémon. Tanto dopo ha un Golduck e... Ray va bene anche per quello. E poi Steelix. A quel punto metteremo di nuovo Dash per farlo salire. Adesso andiamo. No, sbagliato, forse devo fare così. E di qua. Questo mi sembra Pelipper. Non lo so raga, perché qua capire l'ordine è un po' un problema. Ok, sì, è lei. Non era lui ma era lei, vabbè. Scintilla ovviamente. 1230 punti esperienza e saliamo al 39. Al momento Ray è il mio Pokémon più forte, ragazzi, le statistiche. 3, 3, 2, 3, 2, 3. Ed è appena al livello 39. Raga, è una bestia. Scintilla anche su Golduck. 1341 punti esperienza. Poi, raga, ma si guadagna un sacco con questi allenatori, eh? Non pensavo. Con Steelix adesso ovviamente mettiamo Dash, che su acciaio è super efficace. È rischioso, raga, perché Steelix potrebbe avere anche mosse di tipo terra o roccia. Però... in teoria è specializzato sulla difesa, Steelix. Cioè, nella difesa. Noi comunque adesso proviamo. Usiamo braciere, vediamo un pochino. Anche se forse potevamo usare fuoco bomba. No. No, 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 va bene braciere, usiamolo di nuovo. Rafforzatore. Rafforzatore gli aumenta la difesa. Però braciere dovrebbe essere una mossa speciale, quindi non dovrebbe cambiare nulla. Vediamo. Forza Dash, bravo, bravo, bravo. 1554, ragazzi. Si guadagna veramente un sacco. Secondo me, se continuo a usare Dash su tutti i Pokémon, su questo super efficace di questi allenatori, ovviamente arriverà al 40. Quello là, ragazzi, avrà Snover al 39, sicché noi mettiamo Dash come primo Pokémon, che è proprio super, super, super efficace su Snover. Pronti? Via. Ah, stavo salendo da Bianca. Stavo prendendo la scorciatoia che non si può neanche prendere. Ora speriamo bene perché questo è il 39 e noi siamo un po' più deboli di un livello. Però è anche vero che siamo super efficaci e lui su di me non è super efficace con nessun tipo di mossa in teoria. Quindi noi usiamo braciere, anzi proviamo subito fuoco bomba. Sperando che lo colpisca, ok, perché la precisione di questa mossa è 85. Quindi non è sempre sicuro che lo colpisca. Ora mi aspetto un KO in un colpo. 120 di potenza. Bene, infatti. Bene così. 1093 punti esperienza. Va bene. Ora torniamo a sinistra. Di qua andiamo giù. Scendiamo di qua. Vediamo dove ci porta il vento. Mi sa in nessun posto buono. Di qua dove si va? Vediamo allora. Se non mi sbaglio, ragazzi, questa dovrebbe avere... Sneasel al 37, quindi possiamo partire con Dash. Non vorrei sbagliarmi. Ok, sì, dovrebbe essere lei. Braciere, ovviamente. Ciao Sneasel. E noi quanto guadagniamo? 1045, non saliamo al 39, però ci manca veramente poco. Il prossimo è Tentacruel, quindi noi dobbiamo mettere per forza Ray. No, possiamo mettere anche Raid in realtà. Però Tentacruel è anche tipo veleno. Vabbè, proviamo a mettere Raid, vediamo. Vai con foglia magica. Ah no, già, tipo veleno su di noi non è super efficace, perché anche noi siamo tipo veleno, siamo tipo erba veleno, quindi è, insomma, efficace normale, diciamo. Proviamo con giga assorbimento, no, non rischiamo, cambiamo Pokémon e mettiamo Ray. Tanto ormai Raid un po' di esperienza la piglia, meglio mettere Ray. Non ci credo, mi spiegate, ma ha fatto a resistere a Scintilla? Vabbè, non voglio sapere. Comunque l'abbiamo battuta, ora dove possiamo andare? Giù forse? Se salgo di qua no, eh? Però se faccio così posso capitare da lei.
appena si gira. Ah, vediamo un attimo chi ha Raga Raid come primo Pokémon, perché questa qua ha Quagsire al 39. Appena magari si decide a girarsi, posso anche passare. O devo fare così. Oh, si è girata. Ah, non mi può prendere. Ah, ma guarda brutta che è. Ah, ecco, bisogna passare di qua. Allora rimettiamo Dash, perché l'allenatrice che affronteremo adesso parte con Sneasel. Ah, no, ma come ci arrivo? No, raga. Come ci arrivo da quella là? Ah, così, così, ok, ho capito. Così, eccoci qua. No, scherzavo, scusate ragazzi, ho sbagliato. Questo è uno Snover al 39, ma va bene lo stesso Dash. Sì, scusate, mi sono confuso un attimo. E sì, quella che aveva Sneasel l'abbiamo già battuta prima. Questa ha Snover, usiamo un altro fuoco bomba e via. 1093 punti esperienza e saliamo al 39. Statistiche. 3, 2, 1, 1, 1, 2. Ha avuto statistiche migliori sicuramente. E ora ci rimane l'ultima, che ha Quagsire. Mi piace mai dirlo. Mettiamo Raid come primo Pokémon e affrontiamola. Eccoci qua. Lei è l'ultima allenatrice che abbiamo da battere. Poi ci sarà la capopalestra. Ed ecco la nostra allenatrice, Carlo. Mi sono sbagliato, ero un allenatore, ma vabbè, tanto dai. Non conta, non conta assolutamente niente. Basta differenze di genere, giga assorbimento. Bene, meno male siamo più veloci. Così recuperiamo vita e gli facciamo anche parecchio danno, perché è super efficace. Vai, vai, guarda quanto si recupera. Mamma mia, l'abbiamo anche tirato giù con un colpo solo. Fortissimo Raid, cioè, mi sono ricaricato da solo. Potrei battere la Lega adesso. Sì, la Lega. La capopalestra adesso. E saliamo anche al 38, raga. Ora il nostro Pokémon più scarso è Raptor al 37. 2-1-1-2-3-2. Va bene, ci sta, dai. Però no, raga, non facciamo i fighi, non facciamo pazzie, perché se no alla fine, se non mi curo tanto lo so che muoio. Anche se ho i Pokémon tutti alla massima, cioè con vita massima, mi devo curare. Quindi ora vediamo un po' qua cosa si deve fare. Allora qua, come l'impressione si debba andare giù così. Esatto. Poi, da qua, si va in qua e si toglie questa palla qua nel mezzo. Poi di qua bisogna fare la stessa cosa, no? Allora cosa ho fatto? Raga, qua inizia a diventare complicato. Allora scendiamo in giù un attimo. Ora da qua si va in qua. Sì, no, assolutamente no. È più complicato del previsto, raga. Allora da qua si torna in giù e si leva queste palle qua davanti nel mezzo. Ora da qua proviamo a rimuovere questa. Da qua poi si va in qua e si rimuove questa. E poi da qui, bella domanda. Ok, si ritorna qua. Da qua si va su questa palla di neve e si va qua. E da qua poi si rimuove questa. Ok. E a sto punto da qui in teoria si va qua, qua e si rimuove quest'altra. Quindi adesso ora ci rimane solo quella là sopra, in teoria. E come la rimuoviamo però? Perché da qua non penso. Ah no, invece sì. Ah, era quella la strada? Perfetto, allora torniamo all'inizio del percorso. Quindi qua saliamo di qua, scendiamo, andiamo di qua, torniamo di qua. E ora possiamo fare tutte le scale a dritto in teoria, giusto? Esattamente, eccoci qua da Bianca. Come vi ho detto, Bianca partirà con uno Snover al 38. Cioè in realtà vi ho detto solo che il suo Pokémon più basso era al 38, ma non che partiva con Snover. Però dettagli. Partiamo con Dash al 39. Tanto sì, avrà tre Pokémon, l'ultimo lo battiamo con Raptor perché è un Medicham, però poi avrà tre Pokémon cioè di tipo ghiaccio, quindi va benissimo. Perfetto, stavo aspettando un allenatore abile, ma ti avverto, sono forte, perché so come concentrarmi. Pokémon, moda, amore, è tutta questione di concentrazione. Ti mostrerò cosa intendo, preparati a perdere. No Bianca, mi dispiace, ma mi sa proprio che andrà diversamente. Vi dico la verità, in realtà potremmo usare anche sempre fuoco bomba. Proviamo, proviamo. Giusto per essere sicuri, anche se... No, forse con Braciere non l'avremmo fatto fuori, Snover. Proviamo a usare solo fuoco bomba. Tanto dobbiamo usarlo su tre Pokémon. Anche se dovesse fallire due volte, ce la faremmo. 1066 punti esperienza. Buono, buono. Ma mi sa che qua... O con Abomasnow, perché adesso manderà Abomasnow al 42. Forse con quello potremmo... Cioè, potremmo guadagnare molti più punti esperienza e salire al 40 alla fine della lotta. Eccolo là. Bella Abomasnow.
Forse dovevo mettere lui al posto di Raid, sarebbe stato sicuramente più utile. Ci penserò ragazzi, ci penserò perché anche Abomasnow è veramente un bellissimo Pokémon, anche parecchio forte, forse più di Raid, quindi ci penserò raga, perché effettivamente penso sia più utile Abomasnow. E abbiamo shottato anche lui raga, un colpo solo, mamma mia, 1926 punti esperienza, quasi 2000 e si sale al 41 col prossimo Pokémon, che sarà uno Sneasel al 38, noi gli usiamo un altro Fuoco Bomba. Che poi per dire, Fuoco Bomba con 85% di con 85% di precisione non ha ancora mai fallito, eh. A differenza mia che sono già un fallito. Ups! E ho notato adesso che gli Sneasel femmina, mi sembra, hanno il corno rosso in testa più corto. Va bene, meglio tardi che mai, Maki. Meglio tardi che Maki. Vabbè, usiamo Fuoco Bomba, a parte le bischerate, sul suo penultimo Pokémon. Forza, dai, so che ce la puoi fare. Perfetto, ovviamente aveva buttato giù una bomba snow al 42, che doveva fallire con Sneasel. Eh no, al 38 tra l'altro, anche più debole di noi. E saliamo al 40, 2, 3, 2, 2, 2, 2. Buono. Il prossimo è Medicham, come vi ho detto, e quindi useremo Raptor. Vediamo se riuscirà, sì, e forse anche lui salirà al 38. Speriamo, anche perché ragazzi bisogna allenarci parecchio, eh. Ora è vero che andremo, che batteremo il Team Galassia, andremo alla vetta Lancia, dove cattureremo anche il Pokémon leggendario di questo gioco. Comunque, di allenatori ne incontreremo diversi. Però raga, l'ultimo capo palestra, cioè il Pokémon più debole è al 46. E noi non abbiamo neanche Pokémon super efficace contro di lui. Quindi raga, conviene veramente, veramente allenarci ora. Usiamo volo, sperando che butti giù in un colpo Medicham, anche se ha tre livelli in più di noi. Palmo forza, ma cosa vuoi fare Medichamino? Forza. Ah, ora c'è la grandine che infligge danni. E l'abbiamo buttato giù ragazzi, con un colpo, 1311 e saliamo al 38. Statistiche, 3, 3, 2, 2, 2, 3. Raga, le statistiche dei Pokémon oggi, tanta roba veramente devo dire. Cosa? No, più che altro, cosa lo sto dicendo io? Non si evolve al 41? Va, meglio così, ragazzi. Dash si sta evolvendo. Non diciamo niente, lasciamolo evolvere. E finalmente avremo il vero Dash. Eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua. Il tuo Dash si è evoluto in Rapidash. Mamma mia. Bello. Sta imparando furia, vediamo se conviene. Boh, non conviene proprio per niente, ma no, assolutamente. Acce picchia, sei forte, è tutto il mio rispetto. Sì, Biancamora, cortesemente dacci la medaglia. La medaglia a ghiacciolo. Ci ha proprio sorpreso, sì, va bene. Ah, dimenticavo, devo darti questo. La medaglia a ghiacciolo. Con questa raga sarà possibile usare Scala Roccia fuori dalla lotta. Con quella puoi usare la mossa Scala Roccia in qualunque momento. Anche fuori dalla lotta. Ah, dimenticavo. MT72 che è Slavina. Cioè, ma vi rendete conto? Non gli abbiamo dato neanche il tempo di usare una mossa. Troppo forti. Se colui che la usa viene danneggiato, la potenza delle mosse raddoppia. Immagina quando sì, ok. No, non parlare di nuovo. Rapido indolore, raga, usciamo dalla palestra e dirigiamoci verso il lago Arguzia a vedere cosa succede. In realtà mi sono dimenticato di curarmi Pokémon, ma se ci penso non ha neanche molto senso, perché tanto non abbiamo perso danni, quindi, cioè non abbiamo preso danno, mi sembra. Non vorrei dire cavolate. Ah sì, un pochino con Dash. Un pochino sì. Comunque adesso ragazzi vorrei farvi vedere che la nostra squadra è quasi al completo. Manca l'evoluzione di Raid e l'ultimo Pokémon che non vi dico chi è, anche se potete arrivarci. Poi ve l'ho detto, forse catturerò Abomasnow, non lo so. Vedrò, perché forse sì, è più bella Abomasnow. Vediamo. Eccoci. Tra l'altro, raga, guardate, sono contro uno Sneasel selvatico, eh. Guardate Dash visto da dietro. Ok, non me l'aspettavo così, è un po' deludente. non lo so. Eccoci qua, ora ci fanno passare, eh. Vediamo se dicono qualcosa. Per vedere il Pokémon del lago, chissà che noi a farti largo in mezzo a tutta questa neve. Intanto, andiamo. Eccoci qua. Il Kisu. Non te la caverai così, Team Galassia. Giovia, come? Già finito? Ai, Kisu, sei durato poco, eh? E battute, no, queste è meglio non farle, queste battute.
La sua squadra di Pokémon non è male, ma tu non vali una cicca. Grazie. Credevi davvero di poter salvare il Pokémon del lago? E diventare campione di Pokémon? Sì, continua a sognare, Poppante. Ma fa freddo qui. Torniamo alla sede di Rupepoli. Ah, ecco, mi saluti almeno. Da Evopoli, se non sbaglio. Davvero? Il Team Galassia ha in cantiere qualcosa di enorme per il bene di tutti. Avrei dei seri dubbi su questo. Per questo dovresti cercare di non metterti in mezzo, non venire a piagnucolare per i poveri Pokémon o stupidaggini del genere, non venire a perdere il tuo tempo alla sede di Rupepoli. Basta, è ora di andare. Certo, ora che me l'ha detto, guarda, non verrò proprio alla sede di Rupepoli, anche perché, cioè, non fa neanche parte del gioco, quindi non vedo perché dovrei venire. Sì, proprio così. Il Team Galassia ha avuto la meglio. Che scarso! Si è fatto battere da Giovia, che scarso il Kisu! Quel Pokémon, come si chiama, Uxie, stava soffrendo. Vabbè, diventerò più forte. Non è questione di vincere o perdere, questo non basta. Devo diventare più forte. Grande Kisu, vai così. Ora noi usciamo e andiamo a Rupepoli, ma nel prossimo episodio. Adesso però voglio catturare Snover perché mi sa che lo sostituisco veramente a Raid. Quindi cerco Snover. Non Abomasnow per un discorso di miniature. Vabbè, lasciamo perdere. Qui incontro Pokémon, cioè mi sono mosso... Non mi sono neanche mosso di un blocco, mi sono girato. No. Un Pokémon subito, va, ti pare. Comunque no, scherzavo, non lo prenderemo in questo episodio sempre per un discorso di miniature. Perché se per la miniatura di questo video metterò Abomasnow, che era il Pokémon più forte di Bianca, per la miniatura del prossimo video metterò Snover. E ovviamente non posso catturarlo adesso se poi lo metterò nel prossimo video. Quindi niente. Detto questo ragazzi, a parte il fatto che è bruttissima la cosa che sia asimmetrico qua, vabbè, lasciamo perdere. Ci sono tante cose asimmetriche in Pokémon, Marco, non ti preoccupare. Sto cercando adesso di convincermi, scusate. In questo episodio ragazzi, allora, abbiamo battuto la capopalestra, vi ho fatto vedere un po' Nevepoli, abbiamo ottenuto la 7ª medaglia. Nel prossimo episodio andremo a Rupepoli, al deposito, a sfidare il Team Galassia. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere, ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram, attivate la campanellina. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!